Anticipazione il segreto. Sabato 1 giugno 2019. Maria accusa Fernando di essere coinvolto nel rapimento di Emilia e Alfonso ed esige una risposta. Afferma che lei è stata sincera con lui. Le ha rivelato che Beltrán ed Esperanza sono vivi e che pretende lo stesso trattamento. Irene si vendica di Anacleto scrivendo un articolo pessimo. E dice che se l'uomo reagirà male, chiuderà il rapporto di lavoro senza pensarci due volte. Non ne può più. Intanto arrivano notizie molto incoraggianti dalla Svizzera. Ippolito ha incontrato Gracia. I Miranari intanto devono fare i conti con la brutta faccenda delle banconote false, rinvenute nel loro negozio. Antonina continua a ribadire che Elsa è pazza e dice che presto porterà loro le prove che cercano. La laguna intanto comincia a sentirsi meglio ed esce a fare la sua prima passeggiata. Purtroppo coloro che non sanno che il furto alla locanda è stata solo una messa in scena iniziano a trattarla con diffidenza e sospetto. Fernando ammette di aver avuto un ruolo di grande responsabilità nel rapimento di Emilia e Alfonso. Maria sconvolta nasconde la sua angoscia e dice che lo perdonerà se farà di tutto per ritrovarli sani e salvi. Il Messia, quando resta da solo, invita Prudenzio a inviare subito un telegramma per ordinare il rilascio dei due. Dopo poche ore, ecco arrivare la risposta. I sequestratori non riconoscono più l'autorità di Fernando. Antonino pensa a una promessa che fece ad Amanzio tantissimi anni prima. Le condizioni economiche di Severo e Irene lasciano emergere i pro e i contro dell'offerta di Eustaquio Molero. Julieta scopre tutto e crede che gli abitanti di Las Lagunas non meritino di essere abbandonati a loro stessi. Laureate capisce che la decisione che deve prendere il Santa Cruz è molto difficile. Alla fine il latifondista spiega a tutti che non accetterà l'offerta di Molero. Adesso tutti dovranno accettare il fatto che dovranno subire sulla propria pelle terribili conseguenze.